ancora una volta sul muro un grande avvenimento. Questa volta è la sfida tra il grande Moser e De Zolt. Stiamo qua, li aspettiamo, sono arrivati e sono tantissimi. A Sappada sarà una festa e questa sfida domani penso che insomma ci ha reso partecipi di un grande avvenimento, questa occasione dataci per questa grande sfida. Io tifo per uno di due, ma non ve lo posso dire. Spero che vinca lui. Dal mare alla collina, abbiamo fatto 72 km, bene, tranquilli, bel tempo. Abbiamo visto la foce del Piave e piano piano lo stiamo risalendo con la velocità della bicicletta, lenta ma instancabile. Siamo onorati di ospitare questa corsa, questa passeggiata tra le nostre colline che è di salita del Piave, e credo che il nostro territorio meritasse questa tappa in quanto si colloca proprio tra il mare e le montagne, il luogo di nascita di dove sorge il Piave, e non a caso lo abbiamo così in questi anni identificato come dove il Prosecco incontra il mare. Ringrazio gli organizzatori di questa manifestazione che hanno voluto con grande sensibilità fare questa sosta presso il cimitero delle vittime del Vajont di Fortogna, un momento significativo di omaggio alle 1910 vittime del Vajont nel 50° anniversario di questa tragedia che l'ONU nel 2008 ha dichiarato la più grande al mondo provocata dall'uomo. È stato un momento sicuramente importante, significativo. Ringrazio Maurilio De Zolt, gli organizzatori, anche un altro olimpionico, Giuseppe Schiavon, che ci ha onorato della sua presenza, e ho cercato di raccontare loro questa storia e soprattutto la storia di questo cimitero monumentale che è stato dichiarato monumento nazionale dal Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi nel 2003. That makes me want to shout. I got something that tells me what it's all about. I got soul and I'm super bad. I got soul and I'm super bad. Now I got a move that tells me what to do. Sometimes I deal. That tells me what to do. Sometimes I feel so nice, I wanna try myself a few. Bocca al lupo per domani. I'm driving around in my car. I'm driving too fast, I'm driving too far. Domani mattina voglio andare in macchina perché non conosco la strada, almeno per sapere quello che mi aspetta. Io vado su domani mattina a vedere. Non so quanto è dura la salita che non l'ho mai fatta, ma io il cambio lo uso e so usarlo, e lo uso a favore mio. Allora, l'augurio è di un grande divertimento domani. Il benvenuto di nuovo a tutti voi che siete qui alle sorgenti del Piave, il Piave che mormora da qui passando per Sappada, attraversando tutta la provincia di Belluno, quella di Treviso, per
sciogliersi nell'Adriatico a Cortellazzo, da dove ieri una trentina di ciclisti sono partiti per risalire il corso del fiume Sacro alla Patria e tornare ad essere protagonisti in questa manifestazione, il Piave tra sfida e memoria. Ma lui all'inizio poi esagerato, visto che non poteva tenere quel passo, andava duro e io comunque ho lasciato andare a un certo punto, perché se va su così io non lo tengo. È conclusa la sfida fra il Grillo Sceriffo, fra Maurilio e Francesco Moser. Noi siamo felicissimi di questa giornata, che è stata una bellissima giornata di sport. Abbiamo visto i due campionisti che si sono sfidati sulla salita delle sorgenti del Piave, ce l'hanno messa tutta e c'era un sacco di pubblico che li incitavano, e noi siamo felici di questa
riuscite questa manifestazione. Ieri, oltre a questa manifestazione, diciamo sportiva, abbiamo fatto una cicloturistica che sono partite dalle Foce del Piave, dal Cortellazzo, siamo arrivati a Sappada con varie tappe. Ecco, per noi è molto importante non solo l'aspetto agonistico, ma anche l'aspetto culturale, che vogliamo ancora di più valorizzare il Piave e le nostre sorgenti del Piave. Mi ha fatto molto piacere fare parte di questa sfida tra Mauriglio e Moser. Moser avrà battuto Mauriglio, ma come squadra di Mauriglio abbiamo battuto quella di Moser, quindi siamo tutti contenti. Piacere personale anche per essere riuscito ad arrivare terzo nella classifica assoluta, quindi è una bellissima giornata. In tantissimi hanno scoperto per la prima volta le sorgenti del Piave e quindi ci auguriamo che possano tornare tutti loro e anche altri l'anno prossimo. Sì, abbiamo subito sposato la manifestazione, visto i personaggi che dovevano correre quest'oggi. Mauriglio è sempre stato un uomo vicino alla nostra azienda, ci sembrava giusto onorarlo con la presenza anche del nostro marchio. Esperienza bellissima, mi sono divertito davanti, panorami stupendi, penso che sia sicuramente una prova per poi avere una manifestazione che crescerà negli anni, assolutamente da rifare. È stata una chiusura straordinaria qui alle sorgenti del Piave con un pubblico bellissimo, tantissima gente. Dopo la risalita del Piave di ieri di 233 km, oggi la sfida tra Mauriglio De Zolt e Francesco Moser. È stato un evento bellissimo che ha entusiasmato tutto il pubblico presente sulla salita, per un progetto che è nato tra una cena e l'altra durante la crociera di UB Jazz con Francesco Moser. È solo il punto di partenza, l'anno zero per questo progetto, che sarà sicuramente un grande progetto, una grande opportunità per tutto il Veneto, per la montagna e per il mare.